Buonasera a tutti e grazie di essere qui con noi stasera per fare il punto un pochino su quello che sono state le novità per quanto riguarda l'assegno di inclusione e tutte le novità per quanto riguarda i bonus e l'indennità. Adesso lascio la parola all'avvocato Chimena Cassanello, che è un avvocato volontario del Gruppo Assistenza Legale Caritas e si occupa, diciamo, delle sezioni molto, molto impegnative di famiglie, giovani e minori del manuale dei diritti, che ci spiegherà nello specifico ed entrerà nel dettaglio su quello che è l'assegno di inclusione e su una serie di novità che sono state introdotte successivamente adesso dalla legge di bilancio e da una serie di decreti, diciamo, ministeriali. Chimena, ti lascio la parola. Devi disattivare l'audio. Ecco. Mi sentite? Sì. Ok, benissimo. Buonasera a tutti. Allora, l'incontro di questa sera io l'ho pensato proprio, vi ricordate, c'è già stato un incontro sull'assegno di inclusione dove abbiamo presentato la misura prima che però, diciamo, fosse veramente operativa. Quindi, penso che sappiate tutti che le domande potevano essere presentate dal 18 dicembre per averlo poi. Per percepire il beneficio da gennaio, ma nel mese di dicembre ovviamente si sono avvicendati una serie di provvedimenti, decreti attuativi e per appunto chiarire bene le modalità di presentazione della domanda e molte altre cose. Quindi diciamo che io vorrei adesso noi di nuovo presentiamo le slide che abbiamo presentato al precedente incontro, ma direi a volo d'uccello, cioè mi soffermerò sulle novità, cioè su quello che non è stato detto l'altra volta, per dare poi più spazio possibile alle vostre domande. Quindi intanto vi dico che dopo l'emanazione del decreto di maggio che ha istituito proprio la misura, vi sono stati un primo decreto ministeriale del Ministero del Lavoro. Il 13 dicembre, il numero 154, che ha definito appunto una serie di cose che erano rimaste un po' in sospeso, un po' nebulose, ecco, chiarito ancora meglio dalla circolare 105 dell'INPS, che è del 16 dicembre, quindi 3 giorni dopo, anzi del giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, che ha specificato ulteriormente questo nuovo decreto. Poi due decreti che io ritengo essere stati particolarmente importanti, sempre di dicembre, uno del 13 dicembre, che è del 15 dicembre, sulla definizione di progetti utili alla collettività, poi ci andremo insomma con le schede, intanto volevo solo dire quali sono stati i provvedimenti, un altro sempre del Ministero del Lavoro 29 dicembre 1960 che ha definito invece le linee di indirizzo per la definizione degli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato, questo perché il nuovo decreto ha precisato veramente questa volta in maniera abbastanza minuziosa quali siano i cosiddetti soggetti svantaggiati, quelli che appunto come vedete nella slide che adesso Beatrice ha messo. Avevamo detto che questo assegno spetta ai nuclei familiari all'interno dei quali vi sia un componente con disabilità, un minorenne, una persona con almeno 60 anni di età e questi componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura, assistenza e servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione, non ben identificati. Diciamo che all'inizio non era molto chiaro chi fossero questi soggetti. Ora lo sappiamo e quindi andremo, io appunto direi di andare veloci, poi voi vedete queste schede, ma le abbiamo già presentate e se avete delle domande ci torneremo sopra. I requisiti per accedere al beneficio li avevamo già visti, cittadinanza, residenza, soggiorno, economici e altri. Andiamo avanti, gli altri requisiti e arriviamo, ecco qui, alla definizione di condizioni di svantaggio. Quindi questo decreto ministeriale ha individuato queste categorie di soggetti da considerare in condizioni di svantaggio. Io ve li leggo.
rileggo, poi ci torniamo sopra magari se necessario. Quindi, intanto, questa condizione queste condizioni di svantaggio devono sussistere, come vedete, prima della presentazione della domanda dell'ABI. Quindi, questo che vuol dire? Che i servizi sociali devono aver già svolto tutta la valutazione della tipologia di soggetto, e qui mi lego a quel decreto ministeriale che vi dicevo prima, che ha definito quali devono essere le linee guida per i soggetti facenti parte dei servizi sociali per la presa in carico, e quindi per poter certificare questa situazione, condizione di svantaggio. Perché il richiedente dell'ADI, nel momento in cui va a fare la domanda, qualora nel nucleo familiare ci sia uno di questi soggetti, deve depositare la certificazione dell'amministrazione che l'ha attestata, e che deve essere, ripeto, anteriore alla domanda. Quindi questi soggetti, li elenco, sono le persone con disturbi mentali in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici. Le persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale non inferiore al 46% che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare o che sono inseriti, bisogna essere sempre inseriti in percorsi assistenziali integrati. Quindi la presa in carico dei servizi sociali c'è sempre in tutte queste fattispecie. Persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcol o da gioco, o comportamenti di abuso patologico di sostanze inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari. Poi ci sono le persone vittime di tratta. In carico ai servizi sociali o sociosanitari, le persone vittime di violenza di genere, sempre in carico ai servizi sociali o sociosanitari, coloro che quindi, quelle donne che sono state, si sono trovate in questa condizione, che però devono aver accettato l'inserimento nei centri antiviolenza, questo è sempre un presupposto fondamentale nelle case rifugio. Poi ci sono gli ex detenuti. Allora, gli ex detenuti, qui si apre forse punto un po' nevralgico della cosa, perché noi avevamo detto precedentemente che non è possibile percepire l'ADI se nei 10 anni precedenti è intervenuta una sentenza di condanna di qualsiasi tipo, che rispetto al reddito di cittadinanza, quindi era più restrittivo, no? Perché non era solo per i reati più gravi, ma di qualsiasi tipo, anche misure di prevenzione. E qui invece troviamo gli ex detenuti nel primo anno successivo al fine pena, quindi come? Sì, perché questi sono quelli che sono in condizioni di svantaggio, che sono definite svantaggiate e quindi o sono state ammesse alle misure alternative alla detenzione, quindi sono proprio detenuti, e al lavoro all'esterno, cioè quei tipi di persone che scontano la pena all'esterno del carcere, ma comunque sono detenuti e sono in carico agli uffici per l'esecuzione penale esterna. Poi ci sono le persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali inserite in strutture di accoglienza o programmi di intervento in emergenza alloggiativa, e qui si apre tutta la in carico ai servizi sociali, tutta la serie di persone senza dimora, in condizioni di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del terzo settore, o persone iscritte all'anagrafe dei residenti in condizioni di povertà estrema e senza dimora perché vivono in strada o in sistemazioni di fortuna, ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna, sono ospiti di strutture anche per soggiorni di lunga durata per persone senza dimora, sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione e non dispongono di una soluzione abitativa, chi esce dal carcere, no? E tutti questi 5-4 devono essere in carico ai servizi sociali territoriali anche in forma integrata con gli enti del terzo settore. I neomaggiorenni sono considerati di età compresa tra i 18 e i 21, sono ancora neomaggiorenni, e
che vivono fuori dalla famiglia per provvedimenti dell'autorità giudiziaria che ha ritenuto di allont doverli allontanare dalla famiglia di origine, e che siano in comunità residenziali o in affido eterofamiliare. Anche questi sono soggetti definiti in condizioni di svantaggio. Come dicevo prima, affinché i servizi sociali possano correttamente collocare queste persone all'interno di una o più di queste categorie, sono state approvate queste linee di indirizzo sugli elementi fondanti della presa in carico sociale integrata e del progetto personalizzato, cioè con tutto il rispetto, con tutto dell'autonomia tecnico-professionale e di giudizio che hanno gli operatori dei servizi sociali, dovranno seguire queste linee guida. Più che altro emanate per mantenere una certa omogeneità sul territorio nazionale nell'individuare questi soggetti, non solo, ma non solo nell'individuarli. Qui mi soffermo un attimo su queste linee guida perché sono particolarmente interessanti, non solo nell'individuarli, ma anche nel definirne la presa in carico e nel definirne il progetto. Il progetto, perché voi sapete, se ricordate, che questi soggetti verranno inseriti in un processo, dovranno seguire un progetto personalizzato. Quindi, appunto, sono stati individuati non solo dei percorsi specifici, ma anche degli strumenti che l'operatore sociale dovrà utilizzare. Parlo di questionari, test, ecomappe, genogrammi, checklist, scale. E non solo, ma anche le opinioni dei singoli soggetti, i punti di vista, le osservazioni, la descrizione dei fatti avvenuti, cioè la valutazione, perché il percorso è composto da varie fasi, che sono la valutazione, cioè appunto valutare il soggetto, la progettazione, l'intervento, quindi stabilire quale intervento fare per risolvere la situazione di difficoltà, e gli strumenti da utilizzare, che non sono molto diversi dagli strumenti utilizzati nella pratica professionale per definire i patti per l'inclusione sociale nelle misure di contrasto alla povertà. Detto ciò, continuiamo a seguire le slide e arriviamo alla modalità di richiesta. Qui non ci sono sostanziali novità. La modalità di richiesta dell'ADI, se non che appunto la presentazione della domanda può essere fatta sul sito INPS o tramite SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, oppure tramite patronati, e dall'8 gennaio è possibile anche attraverso i CAF che hanno stabilito convenzioni con l'INPS, ma questo l'avevamo già detto. Come anche avevamo già detto che che una volta presentata la domanda, cioè è importante distinguere questi due momenti, si presenta la domanda, ma poi forse il momento più determinante perché l'erogazione avvenga è la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il cosiddetto PAD, cioè si accede al SISL. Su questa piattaforma si presenta la domanda, ci si iscrive, si presenta la domanda e poi bisogna sottoscrivere questo PAD. Perché dico che è così importante? Perché il riconoscimento del beneficio economico decorre dal mese successivo non alla presentazione della domanda, ma alla sottoscrizione del PAD. Tanto è vero che, siccome molti forse l'hanno dimenticato, è partita proprio una campagna di sensibilizzazione da parte dell'INPS, di comunicazione, scusate, per sollecitare la sottoscrizione del PAD da parte di coloro che la domanda l'avevano presentata, e questa campagna è fatta via SMS, cioè proprio arriva il messaggino sul telefono del richiedente che gli ricorda devi sottoscrivere il PAD. E poi anche questo l'avevamo già detto. Entro 120 giorni dalla sottoscrizione, tutto il nucleo familiare si deve presentare presso i servizi sociali che fissano un appuntamento perché li convocano, perché devono effettuare questa valutazione meglio specificata adesso a seguito delle linee guida di cui ho detto prima, dei bisogni del nucleo, sia nel nucleo del suo complesso che dei singoli componenti. Poi viene sottoscritto un altro patto, il patto di servizio personalizzato, dove
solo i componenti tra i 18 e i 59 anni attivabili al lavoro saranno avviati ai centri per l'impiego e dovranno sottoscrivere entro i successivi 60 giorni il patto di servizio personalizzato. Diciamo che questo non è un requisito proprio per accedere all'ADI, ma fa parte, cioè non è chiaramente un requisito di residenza, cittadinanza, un requisito economico, ma fa parte dei requisiti che bisogna avere per percepire l'assegno, cioè questo di seguire il percorso personalizzato. E è un obbligo. Tra gli altri obblighi, ogni 90 giorni tutti i componenti del nucleo si devono presentare o ai servizi sociali o ai centri per l'impiego, quelli che sono impiegati, per aggiornare la propria sospensione, pena la sospensione del beneficio. Abbiamo parlato abbastanza della sospensione anche l'altra volta. Se poi avete dei dubbi, potete ancora chiedere, però ecco, questo è molto importante perché in assenza di questa presentazione, che è una semplice presentazione, non viene sospeso il beneficio in attesa che la persona non viene revocato, viene sospeso in attesa che poi la persona si presenti. Ora, un'altra novità per la quale abbiamo inserito una slide rispetto a quelle precedenti è che, come abbiamo detto, quindi l'erogazione del beneficio è condizionata all'adesione da parte di questi nuclei al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Ma nell'ambito di questo percorso è possibile, è previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività e PUC, anche questi non meglio definiti prima di dicembre. Dove è stato il mese in cui è stato emanato un altro appunto decreto che lì chiarisce bene che cosa sono a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche, sono progetti che si svolgono in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni che il soggetto può svolgere o presso il comune di residenza o presso altri comuni che fanno parte dello stesso ambito territoriale, lo deve svolgere per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. Ed è, diciamo, anche può essere sostituito dalla partecipazione ad attività di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarità degli enti del terzo settore. Anche in questo caso la marcata partecipazione ai PUC comporta la decadenza del beneficio. Ok, e poi la partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario che non sono tenuti agli obblighi connessi all'ADI, no? Abbiamo detto che quelli tra i 18 e i 59 anni devono per forza seguire il percorso personalizzato, quindi in questo caso però chi non deve farlo può partecipare fa facoltativamente a questi progetti utili alla collettività, che non sono equiparati a un lavoro ovviamente dipendente, non sono remunerati chiaramente. E i beneficiari dell'ADI e anche del supporto alla formazione e lavoro, di cui abbiamo parlato l'altra volta, di questa volta non parleremo perché non è stato oggetto di innovazioni, modifiche o chiarimenti, possono accedere tramite questa piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa sul SISL, presente sul SISL, a tutte le informazioni e le proposte sui PUC, come sui progetti. La durata l'abbiamo già detta. Cioè sono 18 mesi continuativi rinnovabili di 12 mesi in 12 mesi, però sempre previa sospensione di un mese tra 12 mesi e 12 mesi, tra un periodo di rinnovo e l'altro. E anche questo è molto importante perché comporta la decadenza del beneficio, l'obbligo di comunicare ogni variazione che riguarda i requisiti di accesso, la misura e il mantenimento del beneficio, entro 15 giorni dall'evento modificativo. Ora l'INPS ha pubblicato anche un modello, si chiama ADICOM esteso, attraverso proprio questo modello scaricabile dal sito, come pure in caso di questo per quanto riguarda i requisiti
per ottenere il beneficio. Come pure in caso di variazione del nucleo familiare, nasce un figlio, insomma, in corso di fruizione dell'ADI, l'interessato deve presentare entro un mese la dichiarazione sostitutiva unica aggiornata. L'ammontare del beneficio anche andrei avanti perché non ci sono state novità, se non che abbiamo specificato che avevamo detto i massimi, no? Che arrivava a 6.000 o a 7.560 euro l'anno, adesso possiamo dire che comunque non può essere inferiore a 400 euro annui, pari a 40 euro mensili, è poco, ma insomma. Il beneficio è erogato mediante la carta di inclusione, e questo anche abbiamo già visto, è uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile per effettuare prelievi di contante entro il limite di 100 euro mensili per ogni singolo individuo moltiplicato per la scala di equivalenza. Ma non è soltanto il prelievo di contante. L'ADI dà diritto all'integrazione del reddito familiare e all'eventuale sostegno al pagamento del canone di locazione per chi abita in una casa in affitto. La novità è che il nuovo decreto ha specificato come, perché te l'ha già detto, ma come è possibile che questo importo spettante come integrazione di reddito e come sostegno al pagamento del canone possa essere suddiviso tra i componenti del nucleo, non tutti, ma solo quelli maggiorenni e che esercitano responsabilità genitoriale e che sono considerati nella scala di equivalenza, cioè ognuno può avere una sua carta, quindi non è che una carta per nucleo familiare. Si può fare richiesta in determinati modi, qualora il beneficio mensile sia superiore a 200 euro, altrimenti sarebbe inutile. E in questi casi, quindi, l'integrazione del reddito familiare viene attribuita secondo la quota pro capite di ciascuna delle persone che ne fa richiesta, possono essere 1, 2 o 3. E il sostegno al pagamento del canone invece viene di default attribuito al soggetto che è intestatario del contratto, a meno che in caso di più intestatari si possono indicare di comune accordo nella domanda a chi attribuirlo, e in caso di mancata indicazione resta attribuito a chi ha fatto domanda dell'ADI. Quindi verranno emesse tante carte, quante sono le persone che l'hanno richiesto, a cui deve essere liquidata la prestazione, e con modalità di presentazione della domanda di suddivisione stabilite dall'INPS, che fornisce anche i moduli per attestare le condizioni richieste. Oh, io qui volevo anche aggiungere una cosa che non era stata specificata dal decreto che ha istituito l'ADI. Cioè, che succede in caso, siccome abbiamo parlato di più carte, di più soggetti che fanno parte del nucleo, che cosa succede se il beneficiario, se il nucleo è composto da un solo membro e questo membro decede, e allora l'erogazione viene assolutamente interrotta, anche se ci sono mensilità arretrate, in pratica non entra nell'asse ereditario il beneficio e non è trasmissibile agli eredi. Quindi anche in caso di mensilità arretrate e non ancora erogate, le quote maturate non riscosse non entrano nell'asse ereditario. Diversamente, se il nucleo è composto di più membri e uno decede, allora sì, cioè le mensilità arretrate e non riscosse cadono in successione nei confronti degli altri componenti del nucleo, a favore degli altri componenti del nucleo familiare. Questa mi sembrava una cosa abbastanza notevole da sottolineare. E poi altre cose che sono state specificate nella carta di inclusione non le abbiamo messe nella slide, ma ve le dico a voce. Che tra gli acquisti che possono essere fatti, quindi prelievo di denaro contante, pagamento dell'affitto, eccetera, si possono pagare le utenze, le bollette di utenze. E queste sono solo anticipazioni, perché un ulteriore decreto dovrà uscire, sta completando il suo iter e dovrà uscire sugli utilizzi della carta, sulle modalità di utilità. Però è stato stabilito, mentre prima era stato solo detto che
non erano possibili acquistare giochi, cioè utilizzare la carta per giochi che prevedono vincite in denaro, altre utilità, sigarette, anche elettroniche, derivati del fumo, giochi pirotecnici e alcol. Ora sono state inserito l'acquisto di armi, materiale pornografico e beni e servizi per adulti. Servizi finanziari e creditizi, servizi di trasferimento di denaro e servizi assicurativi, articoli di gioielleria e pellicceria, allora, mi pare anche, e acquisti presso gallerie d'arte e affini e acquisti in club privati. Questi sono stati esclusi. Oh, arriviamo a un'altra cosa che appunto va detta oggi perché sono i tempi di erogazione del beneficio, non ne avevamo ovviamente parlato l'altra volta perché era prematuro, ma l'INPS con un apposito messaggio del 3 gennaio ha stabilito che, allora, abbiamo detto che le domande potevano essere presentate dal 18 dicembre per avere il beneficio a partire dalla mensilità di gennaio. Ha stabilito che per le domande presentate, quindi dal 18 dicembre entro il 7 gennaio 2024, se l'istruttoria ha avuto esito positivo, i pagamenti verranno disposti dal 26 gennaio 2024, però il patto di attivazione digitale deve essere stato sottoscritto entro la stessa data. E qui ritorno sull'importanza della sottoscrizione del patto. No, non è sufficiente la presentazione della domanda per ottenere il pagamento. Quindi pagamento disposto dal 26 gennaio per il mese di gennaio. Invece per le domande presentate dall'8 gennaio fino al 31 gennaio e con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio, il pagamento di gennaio verrà corrisposto entro il 15 febbraio, il pagamento di febbraio verrà corrisposto entro il No, entro dal 27 febbraio verrà pagato anche l'importo di febbraio. Quindi praticamente si avrà a febbraio, in questo caso, sia la mensilità di gennaio che di febbraio. E dal mese di febbraio, quindi per le domande presentate dal 1 febbraio un po' al 29 febbraio, il primo pagamento verrà disposto al 15 del mese successivo a quello sottoscrizione del PAD, i successivi dal giorno 27 del mese di competenza. Poi qui ho messo uno schemino che potrebbe essere proprio utile perché per i mesi successivi sarà sempre come febbraio. Quindi, altra precisazione nuova, altra novità, l'ISE è valido per il riconoscimento dell'ADI. Per gennaio e febbraio 2024 non poteva che essere l'ISE 2023, quindi si farà riferimento all'ISE corrente del 2023. Come ISE corrente, perché il decreto parla di ISE corrente, si considererà quello del 2023. A partire dal mese di marzo, invece, sarà necessaria produrre l'attestazione ISE in corso di validità, quindi quella 2024, altrimenti la prestazione era sospesa, cioè, la domanda rimane, attenzione, la domanda rimane, il PAD è stato sottoscritto, ma la prestazione è sospesa in attesa che sia prodotta dall'attestazione ISE 2024. Come pure nel caso di nucleo familiare con minorenni si farà riferimento all'ISE minorenne. Revoca, sospensione, decadenza, anche qui andrei avanti. Ne abbiamo parlato, ma sa, riferimenti legislativi li ho aggiunto qui. Ora c'era solo il decreto lavoro, ora abbiamo la legge di bilancio 23 che ha stabilito, che ha stanziato i fondi e tutti i decreti di cui ho parlato, circolari, messaggi INPS di cui ho parlato. Mi sembra, ecco, forse un'altra novità c'era stata, riguardava la scala di equivalenza, però non entro nel merito perché la scala di equivalenza è così di 0, insomma sono un po', però è stato modificato qualcosa sulla scala di equivalenza ed è stato anche istituito, sempre dal decreto di dicembre, un segretariato generale al quale, questo è molto utile per voi, si potrà far capo per l'assistenza nella redazione delle domande. Proprio abbastanza importante questa cosa. Per il resto mi sembra appunto di aver detto più o meno tutto e posso restituire quindi la parola a Beatrice.
che parlerà dei bonus indennità che la legge di bilancio che non sono stati rinnovati, che sono stati rinnovati, ne parlerà Beatrice. Grazie. Grazie a te, Chimena. Insomma, diciamo che le novità sull'assegno di inclusione sono tante, soprattutto per quanto riguarda la definizione delle persone svantaggiate, che sono quelle che poi noi seguiamo noi. Già, a me arriva il compito più semplice, quello di parlare di cosa è stato rinnovato per quest'anno nella legge di bilancio e cosa no. Per quanto riguarda i bonus che erano attivi entro il 31 dicembre dell'anno scorso, parto da quelli che non sono stati rinnovati. Nello specifico il bonus trasporti, che l'anno scorso veniva utilizzato per l'acquisto, diciamo, degli abbonamenti per un importo che variava che era di 60 euro, e il bonus occhiali. Sono due bonus che non sono stati, che per l'anno 2024 non sono stati rinnovati. Vi sono altri bonus invece che sono attualmente sospesi, stiamo aspettando i decreti attuativi e che riguardano principalmente le borse di studio per gli studenti che partecipano all'Erasmus, il cui importo è invece è il bonus relativo agli animali domestici. In realtà che anche in questo caso non sono stati previsti, ma ancora non abbiamo i decreti attuativi. Per quanto riguarda, quindi bisogna un attimino aspettare. Quello che a noi interessa proprio in modo particolare e di cui abbiamo visto naturalmente che sono state fatte la serie di richieste, si tratta in primis del bonus psicologico. Il bonus psicologico praticamente è stata allargata alla platea delle persone che possono parteciparvi, anche perché è stato stabilito naturalmente, è stato allargato l'ISE a 50.000 euro, quindi possono accedere a questa misura tutte le persone che a seguito, diciamo, di uno stress, dal punto di vista psicologico, oppure una fragilità attualmente psicologica, ne possono attualmente fare richiesta. La domanda deve essere presentata sul sito dell'INPS, e una volta attualmente presentata la domanda e accettata, l'INPS emanerà un codice univoco al quale la persona, il beneficiario, dovrà poi portarlo al professionista, e il professionista dovrà essere scelto sulla base delle liste predisposte, perché non tutti i professionisti purtroppo aderiscono a questo tipo di iniziativa. Non è obbligatorio che sia una persona, già un ente pubblico, ma anche professionisti privati possono, diciamo, hanno dato questo tipo di disponibilità. Per quanto riguarda l'importo che deve essere erogato, l'ISE, abbiamo detto, l'indicatore deve essere superiore a 50.000 euro, è vero, però l'importo che verrà erogato varia a seconda, naturalmente. Si parte da un minimo di 50, di 500 euro a un massimo di 1.500 euro. Ogni seduta può essere pagata massimo 50 euro, non di più. In questo momento non è possibile però presentare le domande, perché ancora devono essere erogate quelle dell'anno precedente. Nel momento in cui ci sarà la possibilità di farlo, ve lo diremo. Un'altra carta molto importante che serve ai nostri assistiti è la carta dedicata a te. Anche per quanto riguarda, che è una carta che è un contributo, un'indennità, una tantum, che viene riconosciuta alle persone. A differenza degli altri tipi di contributi che noi sappiamo, non è necessario presentare nessun tipo di domanda. Per quale motivo? Se non la dichiarazione ISEE, se non depositare, presentare l'ISEE, e possono parteciparvi tutti quelli che hanno un ISEE non superiore ai 15.000 euro. Quindi, qual è la procedura? La procedura è che viene presentato l'ISEE. L'INPS farà una prima naturalmente scrematura delle persone che ne hanno necessità e manderanno gli elenchi ai comuni. Sarà il comune che manderà la comunicazione al beneficiario e gli dirà dove andare a ritirare la carta. Su questa carta verranno accreditati un contributo economico di 382 euro, che possono essere utilizzati per l'acquisto di beni di prima necessità come beni alimentari, mentre l'importo, diciamo, i restanti 77 euro
possono essere utilizzati per l'acquisto di carburante oppure anche per l'abbonamento. La carta dedicata a te, c'è da dire una cosa, è incompatibile. Chi percepisce il reddito di inclusione non avrà la carta dedicata a te. Chi percepisce la NASPI non avrà la carta dedicata a te, per cui è destinata agli ultimi dell'ultimo, cioè a chi veramente non ha nessun tipo di beneficio economico da parte della pubblica amministrazione. Ecco, per questo motivo è rimasta il fatto che non c'è necessità di presentare una domanda, ma è l'INPS che fa le liste. Importante sapere che i comuni non hanno l'obbligo di. Non hanno l'obbligo, per quanto ci riguarda, i comuni non hanno l'obbligo di pubblicare le liste di chi può usufruire di questo beneficio. Un'altra novità importante è quella del bonus cultura. Il bonus cultura dal 1 gennaio si divide in due parti, che una è la carta della cultura giovani e l'altra è la carta di merito. Sono due, diciamo, bonus destinati alla categoria più giovane, anche alle categorie più giovani. La carta della cultura giovane è destinata ai ragazzi che risultano residenti nel territorio, diciamo, nazionale, oppure che siano regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, che abbiano compiuto 18 anni di età e abbiano un ISEE familiare non superiore ai 35.000 euro. Questo è importante, perché si differenzierà dalla carta invece di merito. Chi può accedere, chi non ha un nucleo familiare, non ha un ISEE superiore ai 35.000 euro. I ragazzi dovranno registrarsi in un'apposita piattaforma prevista dal Ministero dell'Istruzione e della Cultura e l'ammontare del beneficio è di 500 euro, che potrà essere utilizzato dai ragazzi per l'acquisto di libri, CD, musicassetta, ma anche per andare al cinema, mostre, teatri. Non può essere sicuramente utilizzato per l'acquisto della PlayStation, questo no. Però per tutto il No, resto, Spotify sì. Spotify sì. La carta è assegnata ed è utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del 18° anno di età e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui si è stati registrati. La registrazione importante è consentita dal 31 gennaio all'anno successivo al conseguimento del 18° anno di età. Le carte elettroniche invece dell'anno precedente che sono attive, quindi che sono state attivate nel 2023, devono essere utilizzate entro il 30 aprile del 2024. Non penso che i ragazzi abbiano ancora dei residui, però in ogni caso, entro il 2024, chi è in possesso del bonus cultura dell'anno scorso deve essere, diciamo, utilizzato. E abbiamo, oltre quindi alla carta cultura, alla carta della cultura dei giovani, un'altra carta è la carta del merito. Bisogna dire che la carta cultura e la carta del merito, lo stesso ragazzo può presentare le due domande, è possibile cumularle. La differenza qual è? Che per la carta del merito non è previsto una soglia ISEE per la presentazione della domanda. È l'unico requisito che viene richiesto, però, che il ragazzo che abbia compiuto 18 anni si sia diplomato con il 100°, quindi con il massimo dei. L'ammontare della carta è sempre di 500 euro, è sempre prevista una registrazione sulla piattaforma informatica nel Ministero dell'Istruzione e della Cultura e anche in questo caso è possibile usufruirne entro l'anno successivo della maturità e del compimento del 18° anno di età. Come vi dicevo prima, le due carte sono compatibili perché una non esclude l'altra. La differenza sostanziale è che per la carta cultura giovani è previsto un ISEE di 35.000 euro per poter accedere, per la carta di merito non è previsto un ISEE perché è previsto che tutti i ragazzi bravi possono accedere a questo tipo di contributo. È una carta preparata che funziona, diciamo, in tutti, sia la prima che la seconda. È una carta prepagata che funziona solo e esclusivamente nelle strutture commerciali che hanno detto. Non può essere utilizzata dappertutto, ma soltanto dove l'elenco, diciamo, degli esercenti commerciali viene trovato all'interno della piattaforma del Ministero. Un'altra carta molto, molto, molto importante è la carta acquisti, che spesso non viene fatta la richiesta. È una carta sempre prepagata. Che non è utilizzata per, non si può prelevare contante a differenza della carta che viene rilasciata per il reddito di inclusione,
È una carta naturalmente prepagata che ha lo scopo quello di risollevare, diciamo, le persone, i beneficiari, di poter accedere, diciamo, a esercizi commerciali convenzionati per poter fare l'acquisto sia per quanto riguarda le spese alimentari, sia per quanto riguarda le farmacie, ma può essere utilizzata anche e soprattutto per il pagamento delle bollette di luce e gas presso gli uffici postali. È una carta completamente gratuita, lo Stato la ricarica ogni 2 mesi per un importo pari a 80 euro. In questo caso, per la carta acquisti, a differenza, abbiamo visto, deve essere presentata una domanda. A partire dal 1 gennaio del 2004, possono presentare la domanda per la richiesta della carta acquisti tutti coloro i quali hanno. Allora, se siamo in presenza di minori al di sotto dei 3 anni, il valore ISEE indicatore, diciamo, dell'espressione patrimoniale è di 8.000 euro e 52 centesimi. Se siamo invece presenza di cittadini di un'età compresa tra i 65 e i 70 anni, il valore massimo dell'indicatore ISEE è pari a 8.000 euro, sempre 52,75, però bisogna tener conto in questo caso anche dei redditi percepiti del nucleo familiare, che non deve essere sempre pari a 8.000 euro. Se invece siamo di fronte a cittadini nella fascia di età superiore ai 70 anni, l'ISEE è sempre 8.000 euro. Però l'importo complessivo per quanto riguarda i redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare non deve essere superiore ai 10.000, ai 10.000, a 10.737 euro. Un altro bonus molto molto importante, ma di solito chi all'interno delle famiglie, diciamo, ha persone con patologie particolarmente gravi conosce, è il bonus assistenza domiciliare. Il bonus assistenza domiciliare è un bonus che è una forma di, cioè, è una forma di assistenza domiciliare in favore dei bambini affetti di gravi patologie croniche che devono essere adeguatamente certificati dal pediatra, da una struttura pubblica. La domanda si fa presso l'INPS, a farla è il genitore o il tutore. Per la novità per quanto riguarda l'anno 2024 è il fatto è che viene riconosciuto viene riconosciuto un incremento dal punto di vista dell'erogazione del quantum di quanto si percepisce se all'interno della famiglia è presente, oltre, diciamo, al minore che ha una patologia cronica, anche un altro minore di anni, un altro figlio minore di anni 10. In questo caso, tutti coloro che hanno un ISEE inferiore ai 40.000 euro possono presentare la richiesta per il bonus assistenza domiciliare. Gli importi variano, cioè può variare da chi ha un ISEE fino a 15.000 euro, possono variare, ecco, gli importi da 1.500 euro a massimo di 3.600 euro. Dipende, diciamo, dalla soglia, dal range dell'ISEE a cui si appartiene. L'unica cosa di cui bisogna tener conto è questo, che qualora non venisse presentata l'ISEE per minori, oppure si terrà conto, cioè comunque la famiglia avrà diritto al bonus, ma verrà erogato il bonus nella misura, diciamo, ridotta in misura, diciamo, base, che è quella di 1.500, di quella di 1.500, di 1.500 euro. Importante quindi cioè, importante è la comunicazione dell'ISEE all'INPS, oltre alla certificazione, diciamo, prevista per ottenere medica per ottenere l'erogazione del bonus. Un'altra novità, però, questa è a livello comunale, non è a livello nazionale, è che Roma Capitale ha approvato una delibera che consente all'ATAC di emettere tessere gratuite per tutti i residenti a Roma Capitale, oltre 77enni, con un reddito ISEE non superiore a 15.000 euro. La domanda della tessera deve essere fatta o presso online, per chi è capace, oppure presso le biglietterie ATAC. I documenti richiesti sono due: documento d'identità, dove si evince l'età, e l'ISEE.
La tessera può essere utilizzata per tutto il territorio, diciamo, di Roma, ad eccezione delle tratte Roma-Fiumicino e Roma-Ciampino. Queste non ci niente. È obbligatorio tenere la tessera sempre con sé, anche perché altrimenti si rischia la multa. Anche questo è importante, non basta semplicemente dire ho 75 anni, ho diritto alla vado sui mezzi gratis, ma è necessario avere la tessera sempre con sé e possibilmente obliterarla. Un'altra novità per quanto riguarda, diciamo, il 2024 è il Fondo Garanzia Mutui, già previsto nell'anno 2023, ma allungato fino al 31 dicembre 2024. Il Fondo Garanzia Mutui è un fondo che è stato istituito, che è uno strumento, cioè, che ha una funzione ben particolare, dare la possibilità a chi decide di comprare casa con un mutuo la prima abitazione, scusate, che non ha, diciamo, particolari garanzie, di poter chiedere questa garanzia allo Stato. L'importante è che si parla di acquisto di una casa, di una prima abitazione, che non deve essere giustamente di lusso, e l'ammontare del mutuo non deve superare i 250.000 euro. Qual è la novità, oltre che è stato, diciamo, rimpinguato questo fondo garanzia mutui? È che sono state specificate, diciamo, le categorie dei soggetti che possono accedervi, soprattutto nello specifico, le persone, diciamo, le famiglie numerose. Cioè, alle famiglie numerose è stato che hanno un ISEE non superiore ai 40.000 euro, che hanno quindi due, tre o più figli, tutti minorenni. È possibile naturalmente accedere al fondo garanzie mutui anche in percentuali più alte rispetto a quelle naturalmente precedentemente preventivate. C'è da dire che non tutte le banche aderiscono, bisogna vedere quale banca aderisce e quale no, quindi bisogna chiederlo anticipatamente. E come funziona? Nel momento in cui io, mutuatario, non riesco a pagare, interviene lo Stato, che paga al posto mio, e poi lo Stato si va a rivalere sul di me per quanto riguarda gli importi non pagati. Altre due novità importanti che possono riguardare i nostri assistiti è l'iscrizione sanitaria dei cittadini comunitari e non. So che l'area sanitaria ha previsto una formazione particolare nelle prossime settimane, però io vi posso dire questo, che per quanto riguarda l'iscrizione sanitaria obbligatoria, per quanto riguarda volontaria, scusate, iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, l'importo da pagare non sarà inferiore ai 2.000 euro. Ed è un importo, diciamo, per quanto riguarda, non è proprio, non sono proprio briciole, perché non tutti se lo posso, si possono permettere di pagare 2.000 euro per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. È previsto soltanto per gli studenti che entrano in Italia con borse di studio, un contributo invece forfettario di 700 euro, e per le persone invece collocate alla pari il contributo è comunque di 1.200 euro. Quindi l'iscrizione, lo Stato italiano che richiede, ecco, per avere, essere garantita l'assistenza sanitaria, un contributo non pari a 2.000 euro, non deve essere inferiore a 2.000 euro l'anno. Le ultime due schede per quanto riguarda il congedo parentale e l'indennità straordinaria, lascio la parola a Chimena. Per qualsiasi altra delucidazione, siamo qua. Chimena, vuoi? E eccomi. Allora, iniziamo dal congedo parentale, sì. Dunque, il congedo parentale è una possibilità che viene data ai lavoratori dipendenti del settore pubblico, del settore privato, lavoratori e lavoratrici, ovviamente, dipendenti del settore pubblico, del settore privato, iscritti alla gestione separata e gli autonomi, che è diversa dalla maternità, dal periodo di maternità, perché è facoltativo, quindi ci si può prendere in sostanza un periodo di astensione dal lavoro, mantenendo il proprio posto di lavoro, parzialmente indennizzato dall'INPS, e che
Adesso sulla misura c'è un'apposita scheda sul manuale, ma è abbastanza complicata, sulla misura dell'indennizzo, la durata del periodo che il soggetto si può prendere, padre e madre, indifferentemente. È molto complicato perché chiaramente dipende dal tipo di lavoro, quindi lavoratori del settore pubblico, del settore privato, gestione separata, autonomi, cambia un po', diciamo non tantissimo, ma un po'. Se viene usufruito appunto in modo continuativo, frazionato, perché si può usufruire, per esempio, si può prendere anche un part-time, si può usufruire di questo congedo per un mese sì, un mese no, 15 giorni sì, 15 giorni no, e quindi non necessariamente in modo continuativo, o separatamente o congiuntamente col marito e la moglie, e poi a seconda della composizione familiare, di quanti figli si hanno. Quindi diciamo che non posso adesso qui dire quanto dura, posso dire che va da un minimo di 3 mesi il periodo, non l'impegno indennizzato, il periodo che ci si può astenere dal lavoro, da un minimo di 3 mesi a un massimo di 11 mesi, ma può arrivare anche a 3 anni nel caso di famiglie con bambini disabili o portatori di handicap. E anche la misura dell'indennizzo, diciamo che è generalmente pari al 30% della retribuzione media giornaliera, intesa come l'ultima mensilità di cui prima del congedo. Ma parliamo solo della novità che ha introdotto la legge di bilancio, che è una novità notevole perché riguarda innanzitutto madri e padri, ovviamente, e lavoratori dipendenti. Quindi sia del settore pubblico che del settore privato, ma non autonomi, perché è molto elevata l'indennità per congedo parentale. È elevata in questo modo, quindi per la durata massima complessiva di 2 mesi da usufruire, non ho detto che si può usufruire di questo congedo parentale fino ai 12 anni di vita del bambino, questo per tutti. Quindi viene elevata per la durata massima complessiva di 2 mesi da usufruire e fino al sesto anno di vita del figlio, fino all'80% della retribuzione, eravamo rimasti al 30%, nel limite massimo di un mese, e alla misura del 60% della retribuzione, nel limite massimo di un ulteriore mese, quindi questi 2 mesi, 80 e 60, elevata all'80% per il solo anno 2024, poi non si sa, però per adesso per il 2024 è così. Ovviamente questo si applica a coloro che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e che sono in regola con i contributi assicurativi relativi al tipo di lavoro svolto. L'ISCRO invece, parliamo dell'indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa, altra indennità su cui la legge di bilancio ha operato, ma direi in maniera abbastanza marginale, comunque ne parliamo. Questa è un'indennità, è proprio un vero e proprio ammortizzatore sociale perché che è stato introdotto in via sperimentale per gli anni 2021, 2022 e 2023, ora è stato confermato dalla legge di bilancio 2024, quindi direi che non più in via sperimentale, è stato proprio confermato, è stato reso stabile. Ed è un'indennità prevista a favore dei lavoratori autonomi che si trovino in condizioni di difficoltà economica e che sono iscritti alla gestione separata INPS, che devono avere determinati requisiti, dovevano questo anche negli anni precedenti, non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto, non essere assicurati con altre forme previdenziali obbligatorie, non percepire l'assegno di inclusione, questo era stato stabilito già nel 2023 quando era in vigore il reddito di cittadinanza. Devono avere un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi di lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti, quindi tanto di meno, il 70% in meno. Rispetto all'anno della presentazione della domanda e che devono aver dichiarato un reddito nell'anno precedente alla presentazione della domanda che va presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno, anche se non abbiamo scritto nella scheda per motivi di spazio. Comunque, 31 ottobre quindi, hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 12.000 euro. Quindi che viene poi, questa soglia viene poi annualmente rivalutata
in base alla variazione dell'indice ISTAT. Devono essere titolari di partita IVA da almeno 3 anni ed essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria. Ora, questa è già una delle modifiche che è stata portata nel 2024, perché prima dovevano essere titolari di partita IVA da almeno 4 anni. Ma la modifica forse più rilevante è che adesso l'importo percepito non è esente, ma non fiscalmente, mentre lo era fino all'anno scorso, ma concorre alla formazione del reddito. In che cosa consiste quest'indennità? È sempre stata il 25% su base semestrale della media dei redditi del lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all'anno prima della presentazione della domanda, è erogata per 6 mesi. E però l'importo, questo 25% sì, ma l'importo non può essere maggiore di 800 euro mensili e non inferiore a 250 euro. Però c'è da dire che questa è una di quelle misure che sono in stand-by, perché forse lo dico all'inizio, perché effettivamente è vero che la legge di bilancio l'ha resa stabile, ma poi non è ancora stato emanato il decreto attuativo che la dovrà disciplinare nei particolari. E non è da poco, perché uno, non proprio nei particolari, perché uno dei requisiti per poter accedere all'indennità è la partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, e il decreto attuativo doveva riguardare proprio il tipo di partecipazione a questi percorsi. Quindi mi sembra che sia attualmente impossibile fare neanche la domanda, perché se non si sa neanche che percorsi bisogna seguire. E questo, ecco. Quindi restituisco la parola, e forse per le domande. Vedevo, scusate, ho visto già una domanda tra quelle scritte, alla quale risponderei subito. Ci si chiede per quanto riguarda i PUC, se è prevista qualche forma di assicurazione. Sì, esiste, perché vi posso dire che tutti gli oneri delle assicurazioni INAIL, responsabilità civile dei partecipanti ai progetti, a questi progetti, sono sostenuti dagli enti del terzo settore e a valere sulle risorse del Fondo Povertà. Il Fondo Povertà è quel fondo che è stato istituito nel 2016, ma che sosteneva il reddito di cittadinanza, sostiene l'assegno di inclusione adesso, e anche sulle risorse dei fondi europei, che hanno finalità compatibili con questi tipo di progetti di PUC. Quindi sì, la risposta è sì. Lina Santucci ha alzato la mano. Allora, adesso avete tutti la possibilità di attivarvi l'audio. Quindi Lina può intervenire. Dai. Buonasera a tutti. Dove? Mi fa paura. Ah, adesso mi devo assentare, quindi buona serata a tutti, grazie della riunione. Grazie Arrivederci. a te. Alza la lampada. Alza la lampada. A parte che è un brutto segno, alza la lampada adesso. Sono Bianca Maria della parrocchia San Tommaso d'Aquino. Posso fare una domanda riguardo alla tassa che debbono pagare i cittadini comunitari o extracomunitari? Sì, provo a Posso? risponderti. Scusami, ma non sapevo come fare per intervenire. Io non ho capito bene una cosa. Si riferisce anche ai cittadini extracomunitari con il permesso di soggiorno indeterminato, fin tanto che non diventano cittadini italiani, per poter usufruire del servizio sanitario nazionale, debbono pagare quella quota? Allora,
forse mi sono espressa male. Allora, chi è presente sul territorio nazionale per motivi di lavoro, di studio o quant'altro, quindi regolarmente presente sul territorio nazionale, per poter accedere alle cure mediche deve iscriversi al servizio sanitario volontario, cioè deve iscriversi volontariamente al servizio sanitario nazionale. E queste persone, per poter accedere alle cure, devono pagare un importo che non è inferiore ai 2.000 euro. Difatti, allora le persone che già beneficiavano del servizio sanitario nazionale perdono questa... No, allora, Bianca, dipende che capito, tipo... Scusatemi. Scusa, dipende dal tipo di permesso di soggiorno, non dalla durata. Ho capito. Se ha un permesso di soggiorno per lavoro, cioè se sono persone che hanno un lavoro e no, non devono farlo, per altri tipi di permesso di soggiorno, per motivi di studio, motivi religiosi, residenza elettiva, invece sì, perché non versano tasse e contributi in Italia, quindi non contribuiscono e devono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. Ok, l'unica annotazione da fare è che l'iscrizione vale per l'anno solare, cioè se io faccio l'iscrizione a febbraio, a dicembre comunque scade, se la faccio a settembre, a dicembre scade, questo Ah, è importante da sapere. questo è importante. Grazie mille. Alessandra? Salve. Sì, buonasera. Ho due domande. Il fondo garanzia mutui si potrebbe anche concepire come un prestito. Ho sentito dire che l'INPS potrebbe fare dei prestiti a degli invalidi al 100%. È possibile? Il fondo garanzia, Vai, sì. io questo non te lo so dire, so che soltanto alcune banche aderiscono ed è previsto soltanto a, Famiglie. diciamo, a famiglie. No, allora, quest'anno la legge di bilancio del 2024 ha allargato la platea di chi può partecipare delle famiglie numerose, aumentando l'ISE fino a 40.000 euro. E aumentando l'ISA fino a 40.000 euro e la percentuale di mutuo che può essere richiesta, che va dal 50 all'80%, in caso di famiglie numerose si può arrivare fino all'85%. Non tutti gli istituti bancari aderiscono, bisogna chiedere chi aderisce e chi non aderisce, la banca non è obbligata a dire di sì, è a discrezione. Esiste una modulistica ben precisa per poter fare la domanda. Appunto, si parla sempre di famiglie, un individuo da solo, No, uno anche gli individui. Io ho da... detto che la modifica nello specifico quest'anno ha ampliato la Anche platea. l'ampliamento, ok. E questa è una cosa. E l'altro, il contributo di 387 euro per l'assistenza sanitaria volontaria non esiste più, allora? È È aumentato, è quello che stavamo dicendo prima. aumentato a 2.000. Accidenti, vabbè. Soltanto per gli studenti, diciamo, che sono in Italia sul territorio italiano con borse di studio. È di 700 euro, ma anche chi lavora alla pari, chi sta all'interno come collaboratrice alla pari, è di È proprio 1.200. Quindi possibile. è aumentato l'importo che deve Anche essere. per i religiosi e religiose. Eh sì, anche per i religiosi e No, non tutti gli religiosi. studenti stranieri Ah, giusto. di Ah, seminaristi, sacerdoti, eh. certo. Ok, grazie. Prego. Posso fare una domanda? Di Certo. certo. Ma il discorso del congedo parentale, no? Uno che lavora a tempo indeterminato, non indeterminato, si mette in condizione che non può fare figli, quindi. Lo mette in condizione di non fare figli. Ximena, attiva il microfono. Non sono capace, aspetta. Ok, mi sentite? Allora, il congedo parentale è su base volontaria, non è obbligatorio. L'ho detto, si differenzia proprio dal periodo di maternità obbligatorio. Quindi chi ha un lavoro a tempo determinato non è obbligato a prenderselo il congedo parentale, anzi, è facoltativo. Non so se ho capito bene la domanda. Notizia finale, un Volevo chiarimenti su come formalizzare il PAD. C'è una domanda?
Allora, il PAD, allora, la domanda si fa accedendo alla piattaforma, al SISL, sistema integrato, che è un sistema dove esiste una piattaforma, quindi si accede a questa piattaforma e si compila la domanda. Dopodiché, per formalizzare il PAD, è un percorso, diciamo, un po' obbligato all'interno della piattaforma. Quindi non dovrebbe essere particolarmente complicato, però ci sono dei tempi da rispettare, quindi abbiamo detto che Ma è sempre in attività digitale o c'è bisogno di una di No, un è ah, tutto digitalizzato ed è molto digitale, specifico. cioè, no, perché forse confondeva il fatto che entro 120 giorni bisogna presentare però dopo dalla sottoscrizione del PAD bisogna presentarsi presso i servizi sociali. All'inizio è tutto digitale, è per questo che è molto importante l'istituzione, secondo me, di questo segretariato generale No, che. scusa, allora posso sintetizzare. Allora, prima di tutto io mi devo accreditare su questo sito che è nuovo, che mi sono. Registrare, sì. Quindi vuol dire che mi faccio dalla password così e cose di questo genere. E lo Esatto. devo fare con lo. No, scusa, con lo SPID Allora, entro se lo fa e da dovrò solo. mettere il codice fiscale probabilmente e No, se lo riempire. fa da solo, non basta il codice fiscale, se lo fa da solo lo deve fare tramite SPID Sì, o tramite dallo SPID. SPID. Ok, tramite SPID, perché ci sono sempre patronati e CAF, comunque. Però questo, una volta Dopo iscritto. aver fatto SPID ed entrato, ci sarà l'applicazione che sarà quella della richiesta di questa indennità. Esatto, c'è un Oh. percorso. Poi l'attivazione del PAD, che io devo, mi dirà vai a fare il PAD, vai a chiedere il PAD. In qualche maniera. Cioè, cosa Lei mi. a quel punto sul sito dell'INPS si accede, deve accedere a Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa, SISL. Ma Quindi che è diverso? è una piattaforma che sta all'interno del SISL e si chiama, sì, è diverso praticamente all'interno del SISL, però il percorso è abbastanza intuitivo, Ho non è capito. quindi Quindi vado incisivo. così e faccio una richiesta di PAD. Richiesta di sottoscrivere, no, arriverà il PAD da sottoscrivere. Lei si registra, fornisce tutti i dati, anche telefono, e poi riaccedendo praticamente troverà il PAD da sottoscrivere. Ah, quindi è digitale questo, non c'è da interfacciare Digitale. nessuna persona. Ok. No, sempre. Ok, quindi i tempi Perché prima l'accredito e poi automaticamente devo la domanda andare deve essere valutata prima che sia disponibile il PAD da sottoscrivere, cioè a. Ah, lei ecco. fa la domanda, poi infatti abbiamo detto una volta valutata l'ammissibilità della domanda si presenta, si materializza il PAD, il patto da poter sottoscrivere, però diciamo prima la valutazione, prima ci deve essere la valutazione della domanda. Ciò che viene valutato non è il PAD, è la domanda, quindi poi lei dovrà. È per questo che intercorre del tempo e che magari molti presentano la domanda e poi si dimenticano di sottoscrivere il PAD. E per questo è stata fatta anche questa campagna di comunicazione e addirittura arriva l'SMS con scritto ricordati di sottoscrivere il PAD. No, queste sono informazioni importanti per noi proprio per fare da monitoraggio alle persone in difficoltà E che le dico una stanno. cosa in più, che effettivamente dal momento dell'iscrizione, quella la prima, l'iscrizione, sarà poi possibile, almeno così si dice, cioè lo dice il decreto, seguire proprio, quindi accedere, seguire in che stato è la domanda. Quindi, che ne so, valutazione, in fase di valutazione, accettata. Quindi è possibile anche seguire No, l'iter. il vincolo Accedendo con le proprie invece credenziali, con lo è se SPID. poi non, se non lo firmo questo documento qui che mi viene mandato, no, non Allora, la sta. domanda cade in uno stato di sospensione, non viene revocata. Le Ho arriverà un messaggio, se poi non lo firma, adesso non penso che dopo un certo periodo di tempo decade, però.
Se non firmi, allora, se sei nella fascia d'età, una persona che deve lavorare, la sottoscrizione del PAD è obbligatoria per accedere all'assegno di inclusione. Se rientri nelle categorie invece della persona disabile, svantaggiata, oppure in questo caso non è obbligatorio sottoscrivere il PAD, Sì, giusto? no, è obbligatorio, era chiaro. Credevo che il signore intendesse dire che succede se non lo sottoscrivo, se non ho più voglia, cioè per dire, Eh beh. no, purtroppo l'assegno di inclusione è previsto proprio a Obbligatorio. differenza del reddito di cittadinanza, la sottoscrizione del PAD e la chiamata. No. Qualora dovesse una persona essere chiamata, accettare anche l'attività lavorativa, altrimenti si decade. Questa è la differenza sostanziale con il Scusate. reddito di cittadinanza. Facciamo un caso concreto, quindi se ho capito bene, arriva una persona nuova che sta sotto i 60 anni e si fa un ascolto, una valutazione della situazione e poi si Ma capisce si se è parla una sempre persona. di nucleo, però, eh? Cioè, o la persona è single, ma comunque stiamo sempre parlando di nucleo. Comunque, vabbè, una persona del nucleo, supponiamo, si iscrive e fa la domanda. Sì, si Nel scrive, nucleo ci no, possono no, essere più di dicevo, una no, io persona. pensavo il processo come centro d'ascolto, diciamo, mi arriva una persona nuova che non conosco, sotto i 60 anni, perché quello sopra i 60 anni ho capito che c'è quest'altra cosa, che si semplifica. A questo punto io valuto se questo signore sta in quelle categorie in qualche maniera protette, compresi i 60, a questo punto lo oriento verso l'inclusione sociale, altrimenti lo devo inserire nel processo dell'inclusione lavorativa e quindi andare su un altro processo. Ma lei sta Questo. parlando di una persona, sì, ma lei sta parlando di una persona che viene dall'EMS, se questa persona non ha una famiglia, Sì, certo, ma sì, lei deve valutare tutta la al famiglia. di là che si trascina tutta la storia che là dietro, però immaginiamo una persona in difficoltà che potrebbe essere single o due persone in Single. difficoltà. Era solo per capire Va noi bene, come centro allora, d'ascolto giusto qual è. perché ci avviamo verso il termine, c'è Alice che è in attesa. Ci sono due Esatto. domande. Prima che parla Alice, due domande sulla chat. La prima riguarda le persone senza dimora straniere e sempre legato al Servizio Sanitario Nazionale. Funziona come prima, se sono persone senza residenza, hanno diritto ai servizi sanitari Emergenza. pronto soccorso e di. Mentre non hanno, se non pagano e non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, non hanno il medico di famiglia e le altre cose. Mentre per gli ucraini abbiamo anche aggiornato la scheda proprio qualche giorno fa sul manuale dei diritti, non è cambiato niente, è stato confermato lo stato di emergenza con gli stanziamenti, anche loro per il Servizio Sanitario sugli ucraini non c'è stata alcuna modifica. Lascio la parola ad Alice. Salve, buonasera, scusate, mi sono connessa un po' tardi. Volevo sapere, per ciò che riguarda eventuali acquisti online con la carta ADI, ad esempio per il pagamento di tasse universitarie, eccetera, eccetera, ci sono informazioni a riguardo o comunque, diciamo, rimane un po' quello che era in vigore con la carta RDC? Lo so che no, non c'è niente al riguardo. Da tutto Ok. quello che ho letto non ho letto niente, quindi suppongo che rimanga uguale. Wow. Per gli acquisti online. Un'ultima cosa invece per quanto riguarda la carta acquisti, va a sostituire o è compatibile, cioè, con l'attuale bonus sociale che copriva interamente le utenze di luce, gas, eccetera, oppure La carta acquisti, Grazie. l'unica differenza rispetto all'anno prima è che è aumentata, cioè ha avuto un aumento come importo. I famosi 352 euro possono essere utilizzati per l'acquisto di beni di prima necessità, quindi alimentari, e più è stato aggiunto 77 euro per l'acquisto di carburante oppure per Sicuramente. abbonamenti.